Siamo ora con il preside Nicolini dell'Istituto Alberghiero. Allora, preside, l'Alberghiero è in prima fila per queste iniziative culturali. Sì. Ci può fare una sintesi delle attività che si sono svolte nel 2016 e cosa c'è pronto per il futuro? Sì, questa è un'iniziativa estremamente importante per la nostra istituzione scolastica, perché richiamare l'attenzione dei ragazzi, degli studenti e delle studentesse sui temi della resistenza e della lotta partigiana al nazifascismo credo che sia quasi un imperativo categorico, un dovere morale, perché dobbiamo lasciare ai giovani la voglia di costruire una democrazia ancora più autentica di quanto lo sia oggi. E per il futuro? Per il futuro, sempre nell'ambito dell'educazione alla legalità, ad un cibo consapevole, all'utilizzo di prodotti di nicchia, ma nello stesso tempo prodotti nostrani, prodotti di qualità, eccetera, stiamo percorrendo una strada che ci porterà nei prossimi giorni. Alcuni mi hanno veramente impressionato, per esempio c'è un libro di Lidia Brisca. Quello che è stato fatto dalle istituzioni nella lotta contro la mafia, le mafie, le corruzioni varie, eccetera, e quindi per dare ai ragazzi un segnale di quanto si è fatto, ma anche far capire loro che ancora resta tanto da fare. E poi nel futuro abbiamo intenzione, da questa iniziativa di oggi, di proporre alla cittadinanza la festa della libertà, invitando tutti i partigiani che ancora sopravvivono, ma anche i giovani che hanno preso in qualche modo le consegne dai loro nonni, dai loro antenati, eccetera, che hanno ancora vivo in sé, in loro. Se invece si inizierà a creare quello che è il CLR, di cui anche questa, una di carattere culturale naturalmente, perché siamo ancora in guerra contro diverse forme di dittature, insomma, ecco, non è solo la guerra al nazismo o al fascismo, ma dobbiamo anche lottare contro l'omologazione del gusto e certe forme di cultura che insomma scavano lentamente, ma sono culture omologanti e che tradiscono il principio della libera espressione, in poche parole. Bene, grazie.